Con la presentazione della sua candidatura all'uninominale per la Camera nel collegio di Pesaro, nella Sala Rossa del Comune, il ministro dell'Interno Marco Minniti ha dato il via questa mattina alla campagna elettorale del PD, puntando deciso sul suo ruolo di ministro e calando subito un asso sul tavolo, annunciando un rafforzamento delle forze di polizia e carabinieri in vista dell'anniversario rossiniano, rispondendo così in parte alle denunce dei sindacati di categoria per le carenze di personale e mezzi su questo territorio. Il titolare del Viminale ha accolto e stretto tra i vertici locali del partito il sindaco di Pesaro e i candidati, parla per 35 minuti a braccio, guardando negli occhi presenti in sala, e tra una citazione in latino ed uno slogan a tratti ripete alcuni passaggi chiave enunciati già nel Teatro della Fortuna di Fano e che ora è venuto a reclamare. Collegio uninominale significa esattamente questo, cioè c'è una persona. In particolare quando a supporto della sua candidatura rivendica due linee vincenti del suo dicastero e di cui ne rivendica la paternità, ovvero l'aver coniugato concetti all'apparenza difficili come sicurezza e libertà sul fronte del terrorismo e sicurezza ed accoglienza sul fronte dei flussi migratori. La gestione dei flussi migratori è stato lo spunto per Minniti per tirare una stoccata ai suoi avversari, affermando che la parola emergenza deve sparire dal vocabolario quando si tratta questo tema, perché non è con l'emergenza che si controlla il fenomeno, ma con interventi strutturali. L'emergenza è vento nelle vene dei populisti, tuona il ministro. Noi, prosegue Minniti, abbiamo saputo coniugare il diritto di chi è accolto con il diritto di chi accoglie, grazie all'accoglienza diffusa. Dopo le rivendicazioni, la presentazione della sua candidatura, annunciando che si rivolgerà a tutti gli elettori, uomini e donne del collegio, per costruire un'alleanza del fare, perché l'Italia ha bisogno di questo distretto e questo distretto ha bisogno di un'Italia forte e credibile anche all'estero. Per fare questo, in chiusura di conferenza, il titolare del Viminale, prima di appropriarsi della palla da basket, suo grande amore, con le firme dei giocatori della Scavolini, saluta tutti zittendo le polemiche sulla notte dei lunghi coltelli che ha preceduto la presentazione delle liste, archiviando la pratica. Ora, dice il ministro, è il momento di lottare tutti insieme per vincere la partita. Nessun collegio è sicuro di fronte alla battaglia contro il centrodestra e i 5 Stelle. Io qui metto a disposizione la mia storia e la mia persona. Grazie.